fare l'imprenditore e il corso, un seminario che la Camera di Commercio ha organizzato e che noi abbiamo seguito, che si chiama Creazione di Impresa, è stato per questo ragazzo, per questo studente, molto interessante. Il seminario a cui ho partecipato mi è servito a fare in modo che io avessi le capacità di portare a termine un colloquio di lavoro. I seminari sono offerti gratuitamente alle scuole che segnalano quelli di loro maggiore interesse alla Camera di Commercio, viene realizzato un calendario e i seminari vengono svolti o direttamente nelle scuole o da quest'anno è prevista anche una modalità online. La Camera di Commercio ormai è una decina d'anni che ci offre un certo numero di seminari adatti sia alla sezione economica, dove io insegno, sia alla sezione tecnologica, cioè l'indirizzo che si chiamava Geometri. Il contenuto del curriculum deve essere semplice e immediato. Esiste anche il registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro e al registro si iscrivono le imprese che sono disponibili ad ospitare studenti per un'esperienza in azienda e dall'altro lato le scuole che hanno la possibilità di avere, diciamo, delle maggiori informazioni sulle imprese dove hanno intenzione, diciamo, ecco, di far andare in azienda i loro studenti. La Camera segnala che stanno arrivando ad alcune imprese bollettini di pagamento ingannevoli con riferimenti generici alla Camera di Commercio e al registro imprese che possono indurre gli utenti a fare versamenti in denaro a privati. Non si tratta di bollettini o avvisi spediti dalla Camera di Commercio, ma iniziative commerciali di privati. Sono aperte le iscrizioni al corso di Business English. Export Hub, Promo Firenze, propone dei percorsi di miglioramento linguistico di 12 settimane con un focus sul Business English di livello elementare e avanzato. I corsi sono riservati a aziende iscritte alla Camera di Commercio di Firenze e prevedono una quota di iscrizione. Export Hub organizza una serie di focus settoriali e seminari formativi gratuiti online sui principali argomenti legati all'export, in collaborazione con esperti da tutto il mondo. Prossimo appuntamento il 21 ottobre 2020 con un focus settoriale online su mode e accessori in Danimarca e Russia dalle 15 alle 16:30.